provincia di Siena di Arezzo in visita all'allevamento Legi che nasce pochissimi anni fa, perché nasce nel 2005, poi entra in produzione qualche anno dopo e in meno di 10 anni ottiene dei risultati incredibili. Massimo Parri, ma cosa significa allevare oggi in Italia cavalli da corsa puro sangue inglesi con la crisi che c'è dell'Ippica? Significa resistere sicuramente a tante difficoltà e significa continuare a cercare di fare selezione e quindi riuscire a trovare delle future mamme che abbiano delle capacità riproduttive tali da trasmettere quelle capacità necessarie a cavalli poi per poterle sviluppare in corsa. Le corse italiane, l'ippica italiana in una crisi profonda, questa crisi relativa anche alla gestione purtroppo ministeriale che rende veramente tutto molto molto problematico. I nostri cavalli migliori bisogna che vadano all'estero e loro si misurino con i cavalli esteri e dimostrino il loro valore. Questo peraltro è successo, credo negli ultimi 20 anni ancora succede e è l'unico modo per continuare a salvaguardare il nostro prodotto. In Italia si parla molto di prodotti di eccellenza, i prodotti tipici locali, ci sono le DOP, le DOC, le IGP, le DOCG. Produrre puledri come i vostri, nel vostro allevamento, voi producete qualcosa di unico, come ogni annata di vino, forse qualcosa di più perché nasce un puledro per volta, non è che potete produrre 10.000 puledri come 10.000 bottiglie, ma insomma è un prodotto di nicchia e di grande eccellenza, è vero o no? Oggigiorno c'è un mercato globale dove questo vale un po' in tutto il mondo, in America, in Europa, in tutte le aste internazionali, dove i prodotti di valore riconosciuti in qualche maniera hanno dei prezzi che insomma, sono molto alti e quindi c'è una grandissima appetibilità, una grandissima ricerca di questi prodotti. I prodotti di una fascia medio-bassa evidentemente interessano molto meno e hanno difficoltà di trovare anche degli acquirenti. Dalla loro nascita, ma soprattutto poi evidentemente dallo svezzamento in avanti, c'è un'attenzione giornaliera costante per una corretta alimentazione, per un corretto movimento, per una corretta vita nelle 24 ore che serve a costruire degli atleti perché, così come succede appunto anche alle persone, non devono mangiare poco, ma non devono pure mangiare troppo, devono mangiare delle cose giuste, corrette, che servono evidentemente a costruire dei telai, che sono dei telai robusti adatti a sopportare questi stress. I cavalli da corsa, i pure sangue inglesi, vengono sottoposti alla doma molto presto rispetto ai cavalli da sella, e debuttano in pista giovanissimi. Quindi, come si riesce a prevenire gli infortuni che sappiamo essere, un vero e proprio scoglio poi nel proseguimento della carriera sportiva di un cavallo atleta? Un cavallo quando nasce è 50 kg e un po' più di un anno dopo,
un anno e mezzo dopo è 450 kg, quindi il cavallo in quest'anno e mezzo ha non completato la crescita, ma insomma diciamo per il 95% è completata, quindi dopo quello che uno può fare dopo è veramente molto molto marginale, quindi è importantissimo in questo senso. Noi devo dire in questi anni abbiamo diciamo adeguato il tiro, abbiamo aggiustato il tiro, abbiamo fortunatamente trovato nel partner che abbiamo, che è la Acme, voglio dire, un partner ideale che ci sostiene e ci aiuta per una corretta alimentazione. Abbiamo il nostro alimentarista che tutti i mesi viene, che pesa i cavalli, li misura e devo dire, insomma, da quando abbiamo fatto tutti questi aggiustamenti, sinceramente abbiamo trovato un miglioramento enorme. Ecco, e veramente gli infortuni proprio diciamo non ci sono, ecco. In pochi anni grandi risultati, a questo punto i prodotti del vostro allevamento stanno destando interesse nei mercati internazionali. Due cavalli nostri di 3 anni che hanno corso il derby italiano sono andati a Hong Kong, ecco, per dirti, sono già partiti, sono stati acquistati a Hong Kong. Lì ce ne sono già andati altri due, insomma, c'è sicuramente un interesse importante. L'allevatore è un imprenditore, come tutti gli imprenditori, un imprenditore agricolo. Dico, una delle cose più importanti è quella di avvalersi di personale e di professionisti assolutamente capaci, perché sono quelli che poi evidentemente riescono a risolvere i problemi laddove i problemi si presentano. Quindi a partire dal personale, ma a partire dal nostro alimentarista, a partire dall'azienda che ci segue dal punto di vista alimentare. A partire dal maniscalco al veterinario, evidentemente è assolutamente fondamentale per la riuscita della realizzazione di quel prodotto che noi avremmo l'aspirazione di voler realizzare. Ecco. Le vostre fattrici stanno diventando molto famose ormai in questi ultimi anni, quindi quanto siete corteggiati dagli stallonieri? Abbiamo una decina di fattrici abbondanti ormai da qualche anno. Queste sinceramente ci hanno dato delle grandi soddisfazioni, hanno prodotto dei cavalli che hanno ottenuto dei risultati importantissimi sia in Italia che all'estero, e quindi è normale, insomma, che insomma, chi è proprietario degli stalloni è molto interessato a coprire queste cavalle perché hanno, diciamo, una media di produzione di cavalli ottimi, molto alta, e quindi questo poi, oltre a valorizzare le nostre fattrici, evidentemente valorizza anche gli stalloni che sono i padri dei cavalli che poi vengono concepiti. Già nella pancia della mamma, in qualche maniera, si costruisce il futuro cavallo da corsa, il futuro campione. La parte alimentare è importante, insomma, prima della nascita, perché evidentemente anche lì una corretta alimentazione delle fattrici è assolutamente importante, perché poi il puledro che va a nascere in qualche maniera evidentemente assimila quello che la mamma è in grado di darsi. Non bisogna mai smettere di credere e di sperare nel lavoro che facciamo, perché se perdiamo questo, evidentemente perdiamo gli stimoli. Noi gli stimoli per adesso, grazie a Dio, ce ne abbiamo tanti. L'Acme, che è una bellissima azienda, mi sembra come noi, ripeto, credo la nuova sfida è quella di continuare a migliorarci, che non è facile perché i risultati sono stati eccezionali. Ma credo questo appunto debba essere uno dei motivi che ci stimola
a continuare a sviscerare tutto, a valutare tutto, a migliorarsi, perché questo deve essere l'obiettivo, quello di migliorarsi sempre.